l'intelligenza è un connubio perfetto tra assimilazione e adattamento, adattabilità di quello che abbiamo assimilato. Di fatto cosa vuol dire? Vuol dire che tutto quello che noi assimiliamo con i nostri sensi, che ne abbiamo 5 più o meno, viene elaborato dal nostro cervello e viene adattato alla nostra realtà. Tutte queste caratteristiche che negli anni assorbiamo e che quindi cambiano il nostro modo di percepire il mondo vanno a formare un pacchetto di informazioni già predefinite nel nostro cervello che ci permettono di avere delle reazioni costantemente simili a quelle precedenti, e viene definito questo pacchetto mindset. Praticamente cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo un insieme di ragionamenti, di pensieri e di modelli mentali predefiniti e precostituiti, non da qualcun altro ovviamente, precostituiti da noi stessi, dalle nostre percezioni, dalle nostre esperienze, da quello che ci è successo. Tutto questo sedimenta nel nostro cervello e fa sì che noi si pensi e si ragioni in maniera standardizzata per i nostri standard. Perché il cervello fa questo? Perché il cervello ha un solo fine, quello di risparmiare energia. Il cervello è costante risparmio energetico. Quindi, visto che abbiamo già dei pacchetti di atteggiamenti, di comportamenti, di reazioni pronti, usiamo quelli, anziché crearne costantemente di nuovi. Questo però fa sì che il nostro mindset o il nostro modo di approcciarci al mondo sia relativamente rigido. Questa rigidità in qualche modo cozza contro il cambiamento. Noi siamo fatti in un certo modo, continuiamo a mantenere lo stesso mindset appunto, ma le cose cambiano attorno a noi e non solo cambiano, ma cambiano velocemente, cambiano a prescindere dal nostro giudizio. Non importa alle cose cosa pensiamo delle stesse, loro cambiano. Quindi dobbiamo adeguarci. Si sente tantissimo parlare di digital transformation. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando, a uno potrebbe venire in mente, di una trasformazione digitale, ovvero della vocazione digitale delle aziende, la digitalizzazione, eccetera. In realtà la digital transformation è molto più umana ed umanistica di quanto non si pensi. Io ho fatto delle esperienze con tra le più grandi aziende al mondo di produzione di automobili, di formazione con loro. Ho visto decine e decine di concessionari e centinaia di persone che lavoravano per queste aziende. E all'interno di queste aziende è chiarissimo il concetto e il fatto che la digital transformation non è portare un computer a tutti, non è dare un tablet a tutte le persone, ma è cercare di cambiare l'approccio che queste persone hanno con questi sistemi, con internet, con i social, con la digitalizzazione. È un cambiamento mentale, non tecnologico. E spesso cosa succede quando un'innovazione tecnologica o più innovazioni tecnologiche ci arrivano addosso, ci arrivano incontro? Abbiamo paura. Tendiamo o ad evitarle o cerchiamo addirittura di fermarle, come se il nostro giudizio o la nostra azione avesse un peso su queste attività. Vi faccio un esempio, vi racconto una brevissima storia, faccio quelli che quelli bravi chiamano storytelling. In pratica, nel 1779, un tizio di nome Ned Ludd, forse mai esistito, sto riportando Wikipedia, ha distrutto un telaio all'interno della propria azienda in Inghilterra perché si è reso conto che ad ogni telaio nuovo importato nell'azienda, installato nell'azienda, venivano licenziate delle persone. Quindi lui ha fatto la cosa ideologicamente più giusta, ha fermato i telai e fermando i telai ha permesso che le persone non perdessero il lavoro. Quindi cosa succede? Che gli altri, i suoi colleghi, cominciano a vedere che questo sistema funziona e cominciano a distruggere dei telai. Questa cosa diventa un movimento paramilitare addirittura, che si chiama movimento luddista. È durato per circa 20 anni, nel 1801 o 2, non ricordo, è stato arrestato il capo del movimento, è stato portato alla Torre di Londra, ha raccontato tutto, perché quando uno viene portato alla Torre di Londra racconta tutto, e in quel momento il movimento luddista, nel giro di 3 mesi, dopo 20 anni di attività, è chiuso, è finito, è scomparso. Che cosa ci rimane di questo movimento? Niente. Ci rimane una voce su Wikipedia, niente di più. Che cosa ci dimostra questa cosa che è terribilmente attuale? Ci dimostra che il cercare di fermare il cambiamento è come cercare di fermare il mare con le mani. Possiamo essere in tanti, organizzati, ideologicamente nel giusto, ma non funziona, non serve, perché il mare non lo puoi fermare. Se Ned Ludd e i suoi amici, invece di cercare di fermare il cambiamento, avessero per esempio cercato di adeguarsi, di diventare quelli che installavano queste macchine, di diventare quelli che lavoravano su queste macchine o quelli che facevano manutenzione a questi telai, allora le cose per loro sarebbero cambiate. Il mindset, il nostro approccio mentale alla digital transformation non è importare ed utilizzare tecnologia, ma è cercare di trovare delle opportunità dove gli altri vedono dei rischi.
Se dovessimo riassumere quello che abbiamo detto fino adesso, le aziende devono abituarsi a fare, e fare comporta lo sbagliare. Il fare non è quello che faceva Ned Ludd, quello è un disfare, è un distruggere. Noi dobbiamo essere proattivi, come aziende dobbiamo cercare di fare cose sempre diverse e di trasferire questo cambiamento sostanziale di mindset verso le persone che lavorano con noi. Perché questa è un'altra cosa fondamentale. Se non siamo noi i primi a cambiare e cercare di trasferire questo cambiamento a piramide, è qualcosa che allora non serve assolutamente a niente. Noi il cambiamento lo dobbiamo prima portare avanti nella nostra testa e poi dobbiamo di conseguenza portarlo a tutte le persone che collaborano con noi, che lavorano con noi e che domani lavoreranno con noi. Il cambiamento non è un'operazione che termina a un certo punto, il cambiamento è un continuum, è un'evoluzione e ci dobbiamo tutti fare i conti, per fortuna.